Cronaca, sono stati ritrovati Giulia Mazzeo, la sedicenne di Cannigione, scomparsa qualche giorno fa dalla comunità di recupero per ragazzi alle prese con dipendenze, il Ponte, e l'altro giovane, un 17enne, anche lui ospite della struttura. Da quanto emerso, i due si trovavano ad Ardea. Carcere, ancora un episodio di violenza all'interno della casa circondariale di Civitavecchia. Questa volta c'è stata una rivolta che ha coinvolto molti detenuti che hanno distrutto la sezione, dando fuoco ai materassi, rotto le finestre e poi con l'idrante allagato la sezione stessa. Sanità. Il servizio igiene, alimenti e nutrizione dell'ASL Roma 4 è stato individuato come SIAN pilota per la campagna nazionale Le ricette per la salute, più iodio e meno sale. Ieri all'Istituto Stendhal è stato presentato il menu selezionato. Evento, prima edizione del Mondo in Fiera nel weekend a Civitavecchia. Lungo via Garibaldi ci saranno stand gastronomici e artigianali animati da spettacoli musicali a partire da venerdì fino a domenica. Elezioni, 15 erano nel 2019 e 15 saranno anche nel 2024. Stiamo parlando del numero di sportivi cittadini che si sono candidati come consiglieri comunali alle prossime elezioni amministrative.